Bentornati nella mia cucina. Oggi voglio preparare la chiffon cake, un dolce leggerissimo, buono buono buono. Facciamo semplice semplice, da vaniglia. Abbiamo pesato e setacciato 300 g di farina, 300 g di zucchero. Abbiamo qua il nostro stampo da chiffon cake, questo qui, vedete. Ci vuole questo stampo qui, perché poi il dolce verrà capovolto in questo modo per qualche ora e andremo a staccare con un coltello dalle pareti, poi essendo il fondo distaccato toglieremo poi il resto. Non va imburrata, perché? Perché la chiffon cake deve aggrapparsi praticamente alle pareti man mano che cresce, in questo modo risulterà sofficissima, una nuvola proprio. Ok, quindi poi abbiamo 125 g di olio di semi, 200 ml di acqua. Allora, la chiffon cake potete farla anche al limone, all'arancia, sostituite il liquido con la sprunga di arancia o di limone, mettendo scorza arancia di limone, oppure potete farla al cacao, potete farla alla mandorla, come più vi piace. Io oggi ho deciso di farla semplicemente aromatizzata alla vaniglia. Allora, abbiamo poi bisogno di una bustina di permortartaro, 8 grammi, che andremo a mettere nelle nostre chiare, le monteremo a neve ferma e serve a stabilizzarle, e una bustina per dolci, di lievito per dolci, che è classica. Possiamo procedere. Quindi andremo a separare le chiare dal rosso. Bene, una volta che abbiamo separato i rossi dalle chiare, possiamo montare le nostre chiare. Andremo a mettere il nostro cremo tartaro, lo setacciamo, così in questo modo non ci saranno dei grumi. Ecco qua. Ecco qua. Un pizzico di sale che aiuta a picchiare a montare e proviamo. Bene, le nostre chiare sono montate. Mettiamo da parte. Adesso ripetiamo con il rosso. Montiamo con lo zucchero. Facciamo sfumare. Bene, aggiungiamo il nostro liquido. Olio.
Adesso prendiamo la nostra bustina di vento e la setacciamo insieme alla nostra farina. Ok. Mescoliamo. E un po' per volta la uniamo. Questo dolce, mettiamo tutta la farina. Facendo attenzione a non svoltarle. Prendiamo una cucchiarella e, procedendo dal basso verso l'alto, uniremo le nostre chiare montate a neve delicatamente, in questo modo, che non si devono smontare, devono dare la sofficità ed aria al nostro impasto. Un po' per volta le uniamo, dopodiché verseremo nel nostro stampo. Metteremo in forno a 150 gradi se ventilato, 160 statico per un'ora e poi controlleremo la cottura sempre con lo stuzzicadenti o con lo spaghetto. Se esce fuori asciutto, la nostra torta è pronta. Si presta molto anche ad essere riempita come il pan di Spagna, quindi può essere un'alternativa al vostro classico pan di Spagna. Perché rimane più umida, quindi se avete bambini e volete fare un dolce e non lo volete bagnare, questa si presta molto bene. La potete riempire con la crema, con la panna, con la cioccolata, senza bisogno di bagnarla. O la gustate semplicemente così. Bene, ci siamo. Vedete? Leggera, leggera. Ora la versiamo. La mettiamo nel nostro forno e ci vediamo dopo. Perfetto.
Ecco. Ok. Benissimo. Eccola qua. Siamo pronti per infornare? Ci vediamo tra qualche ora. Bene, è passata qualche ora. Ecco qua la nostra chiffon cake. Bene, si stava già staccando. Perfetto. La aiutiamo con un coltello. Eccola. Perfetta. Ecco la nostra chiffon cake. Leggera, leggera, leggera. Possiamo anche girarla. Eccola qua. Eccola. Che ne dite? È un soffio. Bene, ora mettiamo lo zucchero a velo anche su questa, è profumatissima. Ecco. Mamma mia, quanto profuma! Ok, bene. Noi l'abbiamo fatta semplice, 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 profumata alla vaniglia, però la potete fare anche riempire, è un dolce che si presta benissimo, la potete fare al cacao, potete aromatizzarla al limone, all'arancia, come più vi piace. Ok? Bene, anche per questa sera abbiamo fatto qualche ricettina. Buona Pasqua a tutti, un bacio e un abbraccio a tutti quanti. Ciao ciao!